qualunque dell'antipolitica, ma questo si capisce che venga fuori un fenomeno grillo quando si assiste a tutte le ruberie, a tutti i privilegi di cui godono i politici, quando si vede il Pio Formigoni, tutto Gesù Maria, che si serve di tutti i benefici. Quando si vede l'uomo ladrona, l'uomo ladrona che c'ha una famiglia, altro è ladrona. Degli stipendi che prendono i deputati, i senatori, dei vantaggi che hanno la pensione dopo una legislatura o due, insomma, sono tanti di quei privilegi che andrebbe la politica. E allora questo spiega Grillo e Grillini. Perché però l'antipolitica è pericolosa, perché poi l'antipolitica porta alla dittatura. Arriva l'uomo forte, come è già successo una volta. E quindi come se ne esce, secondo lei, da questo periodo un po' tormentato anche da un punto di vista finanziario? Ci vuole maggiore onestà, come se esce dal fenomeno finanziario, ne lo so dire, non ci capisco nulla. Mi meraviglia che di punto bianco un paese ricco come l'Europa si trova sull'orlo del baratro, tutto a un tratto. Non capisco cosa sia successo. Evidentemente si è vissuta di sopra delle nostre possibilità, lo so, la colpa è delle banche, ma perché non lo so, non ci ho capito nulla, in seguito a non capirci nulla. Volutamente. Senta, un'ultima cosa invece gliela chiedo sulla Prima Repubblica, la differenza rispetto alla classe politica di oggi, se vede delle differenze e magari se nella sua vita ha avuto la possibilità di incontrare anche leader politici, quale figura è rimasta legata, insomma, anche per la sua formazione politico-culturale? Ma io so che i politici di quel mezzo secolo, che va dal 45 al 94, subito dopo la guerra, c'è stata una classe politica che era di gran lunga migliore dell'attuale, e c'era tanta gente onesta, fra democristiani e comunisti sono stati due forze, due ideologie diverse, ma che hanno fatto crescere l'Italia. Sono state due ideologie, ma l'ideologia oggi sembra essere diventata una parolaccia. Invece l'ideologia è quella che dà la forza alla gente di combattere, appunto per un ideale e non per riempirsi le tasche di quattrini del popolo. E quindi rendo grazie a questo mezzo secolo. Dal 45 al 94 sono state fatte tante cose e tanti provvedimenti, penso anche alla scuola media uguale per tutti, che ha permesso di rendere la scuola obbligatoria fino a 13 anni, non fino a 10, di permettere ai ragazzi di scegliere il loro futuro quando avevano 13 anni e non 10, che ha elevato e ha fatto quasi scomparire l'analfabetismo, che ha fatto dell'Italia un paese di contadini e non analfabeti, ha fatto la quinta potenza industriale, diventata un paese ricco, diciamo, rispetto a prima, è cresciuto anche intellettualmente, culturalmente, grazie proprio a queste forze politiche. C'era tante persone su cui si potevano essere d'accordo, ma che veramente combattevano per un'ideologia onestamente e hanno lavorato per la polis, per la politica, non per se stessi.